fermiamo un attimo qui la corona. Siamo la parola di Antonio e di Tino, vi ringraziamo per la loro presenza. Come amministrazione comunale siamo al completo, insieme al Presidente del Consiglio. Abbiamo in questo modo voluto rendere omaggio a tutte le persone del comune, della nostra città, come in generale a tutti, diciamo, gli uomini e le donne sono pellegrini e di passaggio su questa terra. Il 2 novembre sia veramente il momento per riflettere sul senso della vita di noi e su come siamo di fatto di passaggio. Eleviamo la nostra preghiera per tutti i defunti, in modo particolare per le vittime della pandemia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio onnipotente, che con la morte in croce del tuo figlio hai vinto la nostra morte, con il suo riposo nel sepolcro hai santificato le tombe dei fedeli e con la sua gloriosa risurrezione ci hai ridato la vita immortale, accogli le nostre preghiere per coloro che, morti e sepolti in Cristo, attendono la beata speranza e la manifestazione gloriosa del Salvatore. Concedi, o Signore, a coloro che ti hanno servito fedelmente sulla terra, di lodarti senza fine nella beatitudine del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Grazie. Thank you.